Sindaco Alessandrini, i numeri dicono che a Pescara si registra un calo sostanziale dei reati, eppure si parla del problema sicurezza e voi siete oggi qui per presentare alcune misure che metterete in campo proprio per il problema sicurezza. Fra queste anche l'istituzione di un posto fisso di polizia municipale presso le aree di risulta. Ma facciamo una piccola premessa. La paura è un sentimento dominante oggi della nostra società e qualcuno cavalca la paura, la strumentalizza perché pensa di poter lucrare un vantaggio politico in termini competitivi. Al netto di tutto questo però la situazione impone a chi ha responsabilità pubblica due linee d'azione. Naturalmente la repressione, e da ciò il senso del potenziamento dell'illuminazione pubblica, la presenza della polizia municipale, la presenza di una macchina con un lampeggiante che favorisca per esempio alle 9 il ritorno alle automobili di quanti le hanno parcheggiate per poter lavorare nelle attività del centro. Lavoriamo sulla presenza fissa di un posto di polizia nella biglietteria, ma siamo anche consapevoli che all'attività di repressione si debba affiancare all'attività di prevenzione. Oggi presentiamo un progetto importante, cui abbiamo lavorato con la Caritas e con l'associazione On The Road, per mappare il fenomeno dei senza fissa dimora, per cercare di prevenirlo, per conoscere queste persone e per, se possibile, indirizzarsi verso strutture, evitando così la vita all'aperto, che però, come sappiamo, talvolta è una precisa scelta culturale. Tutto questo in un'ottica integrata, perché per combattere questo senso di paura bisogna prevenire e reprimere.